Oggi parliamo dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio, delle vaccinazioni dei sindaci e sarà con noi in studio Marco Bertuzzo. Questo e molto altro a NOS TV. Buonasera e benvenuti a NOS TV. Apriamo il telegiornale parlando dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le nostre zone. Oltre che a Venezia, l'effetto di questa incredibile ondata di marea ha creato enormi danni anche sul litorale di Jesolo, Eraclea e Cavallino Treporti. Sentiamo le interviste al sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, al presidente di Union Mare, Alessandro Berton, e al vicepresidente della regione, Gianluca Forcolin. La situazione purtroppo è molto grave, fin dalle prime ore del mattino sono costantemente in contatto con tutte le delegazioni della costa. Gli effetti di questa eccezionale ondata di marea si sono abbattuti pesantemente su tutta la costa veneta. Direi che ad una prima stima dei danni ben oltre quelli che sono stati gli effetti di vaia di un anno fa. Purtroppo siamo qui a contare i danni strutturali che si sono abbattuti sulla costa e quelli che saranno gli interventi manutentivi per poi ripristinare la condizione delle nostre spiagge. È sicuramente una notte, quella trascorsa, un po' difficile per la nostra città, tra l'altro inaspettata perché non ci aspettavamo l'intensità di un fenomeno così importante. Grazie, un ringraziamento prima di tutto alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, Vigili del Fuoco e anche alla Jesolo Patrimonio che hanno monitorato la situazione tutta la notte e sono anche intervenuti dove c'erano dei bisogni di intervenire con urgenza. Diciamo il danno maggiore c'è sicuramente nella nostra spiaggia, come al solito, della Pineta, che direi che in alcuni punti è letteralmente sparita, anche la passeggiata a mare è sparita e quindi si tratterà di sistemarla più avanti. Siamo un po' preoccupati anche per il futuro, per i prossimi giorni, perché il meteo dice che anche nei prossimi giorni ci sarà qualche problema, quindi con scirocco e anche piogge intense, e quindi continuiamo a tenere monitorato tutta la zona. Ho appena sentito, tra l'altro, anche il presidente degli albergatori, il quale mi dice che qualche decina di unità di alberghi, di unità commerciali sono state scantinati, sommersi dall'acqua questa notte, quindi si tratterà di quantificare anche in questo caso i danni. È una situazione drammatica, una situazione grave che anche quest'anno si ripercuote su tutto il litorale, perché noi oggi qua siamo a Jesolo, ma parte praticamente da Chioggia sottomarina e arriva fino a Bibione, quindi tutto il litorale è colpito, ma colpito in modo importante. Prendiamo atto che gli accorgimenti degli operatori, dei consorzi hanno dato una mano, qua siamo vicini a una duna che qualcosa ha salvato, ma è drammatica la forza del mare ieri che ovviamente non ha fermato tutte queste insidie che oggi portano dei danni rilevanti. Abbiamo tutti gli operatori, abbiamo fuori i vigili del fuoco, abbiamo le amministrazioni che sono sul pezzo, però questo è il momento della conta dei danni. Eviterei sterili polemiche per ragionare in termini concreti su infrastrutture da compiere e da portare, tanto più che oggi in queste settimane siamo alla legge di stabilità al governo, quindi eviterei passerelle inutili dei politici, ma metterei nero su bianco quelli che sono gli interventi da fare, non per rimpinguare, per rincorrere l'emergenza, ma per anticiparla con appunto interventi che diventino strutturali e che abbiano effetti per far sì che non si ripercuota, ma soprattutto non si ripeta questo scempio che va a deturpare il lavoro delle migliaia di operatori che qua tutti i giorni, insomma, operano per la prima azienda in Veneto, il turismo. Prosegue la nostra ampia pagina dedicata al maltempo con i gravissimi danni che ha subito il Porto Guarese. Le località più colpite sono senza dubbio Caorle e Bibione, ma non sono mancati disagi anche a Concordia. La sensazione provata dai caorlotti è quella del pericolo scampato per un soffio. Prima della tarda serata di martedì non era mai successo a Caorle di vedere le acque del rio interno talmente alte da esondare in più punti, in particolare in prossimità del mercato ittico comunale e dell'ex Quero. Con timore ed apprensione i residenti hanno assistito al crescere della marea e alle preoccupanti infiltrazioni d'acqua che hanno interessato il muretto che cinge il porto peschereccio. Fortunatamente, per pochissimi centimetri, l'acqua non è riuscita a superare la barriera e ad invadere il vicino centro storico. La furia del mare ha invece sommerso tutta la spiaggia, asportando nel primo tratto dell'arenile di Ponente una lunga fascia di sabbia. Danneggiato anche il santuario della Madonna dell'Angelo, anch'esso invaso dalle acque.
Questa mattina invece, quando la situazione sembrava essersi parzialmente normalizzata, è arrivata la notizia dello sfondamento dell'argine dell'Emene in località Marango, in un'area dove non sono presenti abitazioni. La forza della piena ha causato il cedimento di un tratto di argine lungo circa una ventina di metri, che ha portato le acque ad invadere i bacini di bonifica posti a nord della località di Ottava Presa, costringendo il Genio Civile regionale ad un intervento tampone urgente. È giallo a Gruaro, dove questa mattina un uomo di 74 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. Sul corpo dell'uomo diverse ferite da taglio, inferte probabilmente con un coltello. Per tutta la giornata si sono svolti sul luogo della tragedia gli accertamenti dei carabinieri, del medico legale e del magistrato di turno della procura di Pordenone per ricostruire l'accaduto e stabilire se sia trattato di omicidio o suicidio. I sindaci del territorio si sono vaccinati in massa contro l'influenza. Sentiamo le interviste raccolte durante l'evento. È importante vaccinarsi contro l'influenza perché il vaccino è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per fare la prevenzione della malattia. Il vaccino va somministrato nel mese di novembre o nel mese di dicembre massimo a tutte le persone che hanno superato 65 anni di età, a tutte le persone che lavorano nei servizi pubblici, a tutti i dipendenti sanitari e della sanità, a tutti i bambini che hanno problemi di salute di tipo respiratorio, a tutti i soggetti adulti che hanno malattie di cuore, che hanno problemi di malattie broncopolmonari, che hanno anche il diabete. Questa vaccinazione si fa ormai da molti anni, è un vaccino sicuro che non dà reazioni, protegge le persone che si vaccinano e quindi è consigliabile estendere questa vaccinazione al maggior numero possibile di persone che, ripeto, hanno superato i 65 anni e a tutti quelli che appartengono alle categorie a rischio. Molto importante è che questo vaccino venga fatto dagli operatori sanitari, che sono le persone che poi vanno a contatto con soggetti malati e si possono infettare e ai quali, una volta ammalati, possono anche trasmettere l'infezione. È una campagna importante che in tutto il territorio sta dando risultati significativi e importanti per la popolazione, per cui in questi anni questa attività di sensibilizzazione portata avanti dall'azienda sanitaria, dalla sua struttura, in collaborazione ovviamente con tanti portatori di interesse del territorio, è sicuramente una situazione importante. Il coinvolgimento dei sindaci come primi cittadini è sicuramente ancora più significativo e più importante da continuare su questa strada. È una bellissima iniziativa anche perché è giusto sensibilizzare la popolazione, i nostri cittadini rispetto a questo tema così importante. L'influenza quest'anno, tra l'altro, anche dalle parole del dottor Nicolati, sembra essere più aggressiva rispetto agli altri anni, quindi direi che è importante vaccinarsi e noi sindaci saremo i primi a farlo. L'amministrazione di Concordia Sagittaria ha proposto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne un progetto focalizzato sulle diverse sfaccettature che caratterizzano la donna. Si chiama 365 più 1 giorni donna e si tratta di un calendario che vuole rappresentare la donna oltre gli stereotipi che ne penalizzano la libera espressione dell'identità, rinchiudendola all'interno di canoni culturali e sociali. Le foto saranno scelte tramite un concorso al quale possono partecipare fotografi, residenti e originali di Concordia. Le foto potranno essere votate attraverso la pagina Facebook del Comune e il termine per l'iscrizione è il 15 novembre. Ascoltiamo ora l'intervista di Marco Bertuzzo. È venuto a trovarci Marco Bertuzzo, che è vice sindaco del comune di Pramaggiore. Buongiorno. Allora, l'anno si sta quasi per concludere, dobbiamo Sì, pensare già al 2020 e per il 2020 assolutamente. c'è una sfida che il comune vuole vincere. Qual è? Beh, uno degli obiettivi principali anche di questo mandato amministrativo è quello di valorizzare l'edificio dell'attuale Mostra Nazionale Vini, inserendo al suo interno quello che è il centro di formazione professionale Lepido Rocco, che è veramente un'eccellenza per il nostro territorio. Noi abbiamo già la fortuna di ospitarli in un edificio, in una ex scuola elementare del nostro territorio, e l'attività che fanno è valida, hanno sempre più richieste di nuove iscrizioni. Collaboriamo molto su eventi, su iniziative e loro collaborano molto anche con alcune aziende del territorio, sia sulla promozione vinicola che per quel che riguarda l'enogastronomia. Quindi
Quindi vogliamo completare un po' questo iter collaborativo che da sempre portiamo avanti, inserendoli nella struttura dell'attuale Mostra dei Vini. Con questo innanzitutto gli daremo la possibilità di accogliere anche le numerose iscrizioni cui fanno fronte ogni anno, di lavorare su una struttura certamente più idonea all'attività che fanno, più spaziosa, e che comunque ben si lega con quella che è l'altra attività fondamentale che la Mostra dei Vini da sempre porta avanti, che è quella appunto della promozione del prodotto vitivinicolo. Attività che non vogliamo abbandonare, anzi si vorrebbe incrementare proprio anche ringiovanendo, riammodernando il fabbricato. È ovvio che su questo bisogna reperire risorse, su alcune sono già destinate, altre vanno ottenute, e per poter avere anche questo tipo di beneficio era fondamentale completare un iter di presa in possesso in qualche modo del fabbricato, che era comunque di numerosi interlocutori che hanno messo in liquidazione le proprie quote, e adesso il Comune insieme alla Regione, alla Città Metropolitana e ad altre poche società ne è proprietario, gli verrà dato incomodato d'uso, e quindi avremo la possibilità anche di disporre del bene, di farci gli interventi che sono necessari, gli investimenti assolutamente indispensabili per poter mettere in campo queste attività. Ecco, ha fatto accenno prima al tema della promozione, no? Un tema molto importante, e quel luogo è un po' un simbolo per il Comune di Portogruaro, di Pramaggiore, scusi, per quanto riguarda appunto la promozione delle eccellenze vitivinicole. Su questo fronte ci sono altri progetti in campo? Beh, il suo lapsus in qualche modo è anche condivisibile, perché noi riteniamo che quel fabbricato sia strategico non solo per il nostro comune, per Pramaggiore, ma per tutto il Veneto orientale, e la volontà di farci attività di promozione di quello che è un prodotto che non è solo di Pramaggiore ma di tutto il territorio, che è l'eccellenza vitivinicola, è fondamentale, per cui ci metteremo tutto l'impegno possibile da questo punto di vista. Perfetto, ringraziamo quindi il vice sindaco di Pramaggiore Marco Bertuzzo per essere stato con noi. Grazie. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nos TV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e su Il 13 TV, disponibile al tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.